Benvenuta Maria Pia Oliviero, rappresentante di Friday for Future Avellino. Metto la cintura, innanzitutto, e iniziamo questa chiacchierata. Quando hai capito che bisognava fare qualcosa, cioè che la situazione era grave? Perché comunque abito dove sta praticamente il fiume Sabato, e in generale, cioè, guardandomi intorno, la provincia di Avellino è comunque una provincia lacerata dai conflitti ambientali. Parlando di quello che sta succedendo climaticamente in tutta Italia, quindi Venezia, Matera, la Sicilia, quanto di questi eventi atmosferici straordinari sono collegati o dipendono dal cambiamento climatico? Per adesso non abbiamo prove certe che questi eventi siano direttamente collegati ai cambiamenti climatici, però da pochi anni a questa parte questi eventi catastrofici stanno diventando sempre di più e stanno diventando sempre più imponenti. Invece, quanto influisce la prevenzione dell'uomo in questi eventi atmosferici? Cioè, quanto la nostra incuria a volte aggrava i danni? Sicuramente sarebbe importante cercare di fare qualcosa prima. Praticamente quello che stiamo facendo noi stiamo avvisando, allarmando, usando anche la parola emergenza, proprio per allarmare i governi e dire se non ci diamo una mossa qua finisce male. Parliamo di Greta. Si è discusso molto, molti hanno accusato il fatto che una ragazza così giovane potesse essere strumentalizzata. Anche a voi è capitato a volte di trovare persone che si fermano al personaggio che hanno davanti, cioè un ragazzo di 19 anni che parla di ambiente, e magari non si focalizzano sul messaggio. Assolutamente, una cosa che ci capita di continuo è che non ci riusciamo nemmeno a spiegare perché abbiamo la stessa età dei figli di queste persone che molto spesso ci attaccano. Cioè, a noi capita molto spesso sui social che persone adulte ci attaccano dicendo che non vogliamo fare niente, che in realtà scioperiamo semplicemente per non andare a scuola. Sicuramente non sappiamo la verità su Greta, ma c'era bisogno di una Greta, c'è bisogno di studenti e studentesse, di giovani che si riprendono in mano il proprio futuro e cercano di cambiare il proprio presente. No, ma anche perché quando c'è una persona che ha un messaggio positivo, bisognerebbe focalizzarsi sul messaggio e non sulla persona, anche perché l'ultimo che ci ha provato è stato crocifisso. Sono passati più di 2000 anni e voglio dire, ancora non abbiamo imparato la lezione. Veniamo sempre additati come quelli che stanno sul cellulare, quelli che non capiscono niente di politica, quelli che non si interessano di niente. Cioè, molti di noi vengono considerati praticamente delle amebe che non hanno dei pensieri propri. È Neanche una roba esagerare, puoi assurda. dirgli gli insulti che vi danno, eh? No, vabbè, molte volte ci hanno scritto tipo morite. È assurdo soprattutto che invece di prendersela con i veri responsabili di queste catastrofi, sia sui territori, sia poi a livello nazionale, internazionale, se la prendono con noi giovani. Il comune di Avellino da poco ha approvato lo stato di emergenza ambientale anche nella nostra città. Questo che cosa comporta? Innanzitutto, tanta gioia da parte nostra che finalmente il comune ha deciso di ascoltare le nostre parole, ma a livello giuridico la dichiarazione emergenza climatica ambientale non significa niente, nel senso che non è vincolante giuridicamente. Questa è semplicemente una presa di coscienza, una presa di posizione. Ciò significa che finalmente il comune di Avellino si prende la responsabilità di mettere davanti a tutto la salute dei cittadini e delle cittadine poi della nostra città e soprattutto anche un modo per monitorare in un certo senso quello che fa il comune e come si Certo. muove su questo tema. Tutti devono entrare a far parte di questa riconversione ecologica, senza dover pagare le spese che dovrebbero invece essere pagate da coloro che hanno inquinato in tutti questi anni e che hanno rovinato il nostro pianeta. Vabbè, mo non iniziamo a fare i vendicativi, cioè innanzitutto risolviamo il problema, Risolviamo il poi problema, dopo vediamo, facciamo una cosa alla volta. Tanto adesso siete entrati in comune. però. Sì, per adesso siamo Ti entrati. vorrai candidare anche a sindaco poi? Ah, io non sono di Avellino, quindi no. Maria Pia, vabbè, ci lascia almeno un messaggio. Non smettete mai di lottare, anche se vi diranno che siete troppo giovani per farlo,
credete troppo vecchi, perché potrebbe o troppo vecchi per farlo. O troppo vecchi per farlo. Se ci credete, portatelo avanti. Bene, grazie Maria Pia. Grazie, è stato un piacere. E alla prossima.